Le comunali a Pescara è stato inaugurato ieri il comitato elettorale del candidato sindaco del centro-sinistra Carlo Costantini nella centralissima via Nicola Fabrizi, ex sindaco di San Giovanni Teatino, ex deputato, ex consigliere regionale e consigliere comunale uscente, già candidato a sindaco a Pescara. Laureato in giurisprudenza, esperto di diritto amministrativo, Costantini ha 62 anni. Nel 2008 ha rinunciato al seggio in Parlamento con l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro per fare il consigliere regionale di opposizione. E lui il padre della nuova Pescara, il progetto di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Costantini ha lanciato attacchi verso l'amministrazione Masci, a partire dal no alla sede della Regione Abruzzo nelle aree di risulta e sì al verde pubblico, questo uno dei temi al centro della sua campagna elettorale. Pescara è una città che ha sempre viaggiato spedita verso il futuro, una città carica di entusiasmo, capace di trasferire emozioni, sempre protesa a relazionarsi con gli altri, con l'Abruzzo, con l'Italia, con l'Europa. Purtroppo negli ultimi anni ha perso tutto questo per via di un'amministrazione che si è impuntata su scelte sbagliate, ha voluto a tutti i costi realizzare progetti inutili, ha tartassato i cittadini con le multe dei semafori trappola, si è occupata esclusivamente di aspetti dal mio punto di vista inutili. Pescara ha bisogno di riprendere la sua corsa verso il futuro e per esempio cambiare le mattonelle bellissime che c'erano su Corso Umberto, spendendo 2 milioni di euro per mettere delle betonelle oscene, credo che non rappresenti quello di cui Pescara ha bisogno. Quello era un corso che aveva qualche albero malato, si poteva lasciare quella pavimentazione, spendere poche migliaia di euro per sostituire gli alberi morti, curare e preservare la salute degli altri alberi che c'erano e far risparmiare ai contribuenti 2 milioni di euro. Invece si è cercata pervicacemente l'autocelebrazione ed è esattamente quello che noi non faremo.